Ciao a tutti, sono Radio Games. Oggi continuiamo con Shadow of the Tomb Raider e andiamo avanti. Ok ragazzi, con l'altro video eravamo arrivati che dovevamo entrare dentro la porta, insomma, e niente. Insomma, qua la porta gialla che avevate visto nell'altro video. Siamo dentro, adesso vediamo se troviamo qualcosa. Il sentiero della vita, esplora lo scavo della Trinità. Ok, vediamo, esploriamo un po'. C'è del sangue. Basta che non troviamo qualcuno qua dentro. Ma qua c'è un morto. C'è... Che cacchio è? Oh. Ah, perché ho capito, perché c'era il fuoco lì e si è avvicinata troppo. Scusa, non ho fatto apposta. Non riuscivo a capire. Vabbè, sì, qua abbiamo la mano al massimo, ok. Ma c'è tutto sangue. Sono tutti morti. E allora? Oh. Boh, mi si pappina il cioccolato. Oh, e che cacchiarola. Niente, andiamo avanti, vediamo un po'. Cosa c'è qui? C'è un altro morto là? Boh. Proviamo ad andare dall'altra parte. Ecco qua c'è, vediamo se dice qualcosa oppure no. Boh. Vediamo. Boh, niente. Dalla morte alla vita, dalla luna nuova fino a quella piena. Questo tempio è stato concepito a protezione dello scrigno d'argento. In questo tempio avevamo fatto per proteggere lo scrigno d'argento. Quindi è lo scrigno d'argento dovrebbe essere qua, no? Ecco gli altri manufatti per decifrare. Sì, va bene, andiamo avanti. Che cavolo è? Ok, no niente ragazzi, sto guardando una cosa. John, ce l'ho fatta, sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri, do una pulita. Non ho trovato dei numeri. Poi vediamo. C'è un altro morto qua. Niente, vediamo un po'. Trova il modo di sbloccare l'entrata. Ah, ecco, dobbiamo sbloccare l'entrata. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Ok, a destra Shashel, all'altra parte Ishel. Ma quindi? Voglio provo a girare, raga, non so che devo fare più. Provo a girare di qua. No, sta facendo una scala qua. C'è una scala per di insomma il sentiero, diciamo, come possiamo chiamare. Ok. Boh, lì c'è il vuoto. Boh, proviamo ad andare di qua. Paura di cadere. Ok, con calma, con calma. Vabbè, andiamo avanti, dai, piano piano piano. Ok, che devo, ah, devo, basta che non c'è qualche trappola. Ok, e che cacchio sono, simboli? Scusate ragazzi, sto guardando i simboli. Siccome sono, siccome i simboli che ci sono pure là per quando abbiamo girato, insomma, per
aprire qui. Vedete che là ci sono pure i simboli, quindi forse c'è una combinazione, forse devo guardare bene. Oh! Cautela. Cavoli, che spavento! Mi sono stavo cascando. E vedete, ci sono numeri, forse devo guardare lì, non lo so, lo vediamo. Boh. Ah, vedete che è pure qua. Ah, andiamo a vedere pure qua allora. Se non mi crolla il passaggio tutto un tratto. Vediamo un po'. Ok, apriamo anche questo, vediamo un po'. Ecco, ci sono altri simboli. Forse ti vogliono dare la... cioè sicuramente qua ti daranno la combinazione per aprire la porta. Vediamo. Devo vedere come cacchio devo fare adesso da questa porta. Adesso mi aspetto che crolli sto passaggio da un momento all'altro. Ah no, strano. Ok. Bene. Guardiamo un po'. Ah, però qua se, boh, se ha, boh, vediamo. Merda, c'era da aspettarsi. Oh oh. No 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 no. Oddio. Oh, cammina. Ma non va più giù. Ah, ho capito perché stava cadendo. Vabbè. Oh oh. Questa cosa non me la immaginavo proprio. Ok, non devo morire un'altra volta. Eh sì, sicuramente perché devo cambiare i secondi dei... come possiamo chiamarli? La seconda colonna, insomma. Boh, là c'è un'altra... come possiamo chiamarla sto simbolo? Monetina. Perché? Boh, mettere un'altra monetina, vediamo un po'. Perché sto seguendo la colonna di sinistra. Quindi dovrebbe esserci la monetina. Poi non lo so, magari sto facendo cavolate, eh. Cioè mi viene a pensarla così, da seguire le colonne, poi non so. A posto. Devo abbinare i simboli. Sì, questo l'ho capito, devo abbinare i simboli. Ok, quindi qua dovrebbe esserci i tre punti, insomma. Adesso sto seguendo la colonna di destra. Ok, ci siamo. E adesso che devo fare? Devo entrare? E se mi crolla il nuovo passaggio? Oddio, che complicazione. Ah, si è aperta. Un'altra porta. Deve esserci dell'altro. Voglio provare ad aprirla. Lo so che cade troppo. Voglio provarci. Merda, c'era da aspettarsi. Ok, via, 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 via. Alza. Ma di nuovo. Ok, saltiamo. Niente. Ah, si è affacciato un altro ancora. Quanti cacchi ne devo fare? Seguiamo sempre il, diciamo, la colonna di sinistra. Metto un'altra monetina, insomma, come lo chiamo io sto signore. Cioè
Boh, a me mi sembra, anche perché fino adesso era tutto giusto, la porta quella la prima l'avevamo aperta, quindi penso che era giusto come sto facendo, insomma, di seguire le colonne di destra e di sinistra. Allora, qua non c'è niente nel quarto diciamo di quadro. Quindi cosa metto? Niente? Boh, vediamo se c'è un riquadro senza niente. Boh. Niente, metto questo, ragazzi. Non c'è riquadro senza niente. Devo abbinare i simboli. Boh, riproviamo. Mi sto vedendo nervosa. Dimmi che è giusto, ti prego. Dimmi che è giusto. Questa è la prima porta. Ehi, John, qualche progresso? C'è la figura da Shashel. Ho trovato una data incompleta. Ci sono due date. Eishel. La data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto è proprio su me. Magari c'è un indizio. Merda, c'era da aspettarsi. Ok, torniamo indietro. Via, 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 via. Volevo riprovare. Per un pelo. Apri il visualizzatore con tab per esaminare un manufatto. Esamina le reliquie antiche per trovare informazioni nascoste. Mamma mia. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù. Ho capito. Quindi... L'ultimo numero sulla colonna sinistra è 0. È 0. L'ultimo numero sulla colonna sinistra dovrebbe essere 0. Quindi devo mettere 0, ok. E quel cacchio. Ma questa è la stessa immagine della fotografia, oh? Ok, John. Qual è l'ultimo numero per Shashel? Ah, è questo allora. Una linea trasversale con due puntini sopra. 7, direi. Grazie. Perché prima ne avevo messo un altro, ma non era. Però dopo continuando a girare. Ok, quindi quello è lo 0, perfetto. Adesso vediamo. Perché è questo rumore? Ok, lui mi ha detto che era quello, quindi dovrebbe essere tutto giusto. Quindi adesso mi fai passare, perché mi sono rotta le polsi. Sono 500.000 volte. Cioè, erano 3 le porte, non 2. Io pensavo erano 2, invece erano 3. Mi ero scordata che già la prima l'avevo aperta. Pensavo che sarà di nuovo richiusa. Ok, io torno indietro con paura che ho sbagliato. Aspetta, aspetta. Non mi dire che c'è un'altra porta, eh. Ah, ok, stavolta che c'era bisogno che ritornavo. Mamma mia, che ansia. Peccato, ti rincoglionisci il codice di quello, il codice di quell'altro. Oddio. Ok, dove cacchio siamo finiti qua? Boh. Proviamo a salire le scale, vediamo un po'. Tutte immagini. Vabbè, adesso guarda, ovviamente... Guarda un po'. Jonah. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo.
ho delle buone notizie. Ho delle buone notizie, ok. Ah, vediamo qua. Il suicidio non era considerato proibito presso i Maya, anzi, era considerata un'alternativa onorevole alla vita. Per questo, suicidandoti potevi evitare gli inferi e giungere direttamente al paradiso, come altre vittime di morti nobili come i sacrificati, coloro che erano morti in battaglia o durante il parto, oppure durante il gioco della palla. A scortare le anime dei suicidi in paradiso era questa dea, Ishtab, chiamata anche Signora della Fune. Era la dea dei suicidi, specialmente coloro che si impiccavano, e si manifestava sotto forma di cadavere appeso a un cappio. Ah. Ok, va bene. Praticamente per i Maya suicidio, ho capito. Va bene. Vediamo qua dietro se c'è qualcosa. Magari c'è nascosto qualcosa, no? Vediamo pure dall'altra parte se c'è nascosto qualcosa, non si sa mai. Ovviamente guardo tutto io. Ok. Vedi, qualcosina c'era però. Non era dietro però. La parola Balam significa giaguaro in lingua Maya. I Maya li idolatravano per la loro maestosa bellezza e la loro grazia mortifera. Secondo la tradizione, ai quattro angoli di un villaggio vengono piazzati degli idoli chiamati Akantun. Di notte, cinque Balam, spiriti guardiani in forma di giaguaro, giungono al villaggio. Quattro si affiancano agli Akantun, mentre il quinto, più piccolo, li dirige nella loro opera di difesa del villaggio contro demoni e spiriti maligni. Ok. Ah, qua c'è un passaggio, ok. Scusate ragazzi, sto un po' controllando un po' tutto. Niente, dai. Aspetta però questo, ecco, vedi, mi stavo scappando. Non riesco a decifrarlo. Sembra manchi qualcosa. Ah, niente. Vabbè, andiamo. Interessante. Quindi? Niente? Non ha detto niente. Ok. Artiglio dell'Aquila. Mette sei su un ramo, usa una freccia con corda per uccidere un nemico e lasciarlo appeso. Ok. Andiamo qua. Beh, perché sempre qualcosa è nascosto, cioè, quindi... La nascita del serpente. No, qua dove siamo passati? Niente, andiamo. C'è niente a guardare qua, no. Ok, niente. Ops, madonna mia, me ne ero accorta. Aia, a un momento mi ammazzavo. Ok, quindi che devo fare? Sì, ma che devo fare? Ah, ok. Perfetto, devo far così. Ok.
I piranha sono pericolosi predatori acquatici. Se avvistano l'area attaccheranno. Oddio, ci mancavano pure i piranha adesso. Nascondi i subacquei, nascondi tra le alghe per evitare. Ok. Vabbè, però evitare di non essere magnati, insomma. Ah, vediamo un po'. Fino adesso non ho visto niente. Ma mi sa che sono là, forse. Adesso una parola trova sta strada. Ecco ragazzi, quali sono i piranha? Già lo sto facendo 500.000 volte sto coso. E non sto scherzando perché... Mamma mia. 500.000 volte sto facendo sto cosa, ma non riesco a capire dove andare. Cioè, sono andata da tutte le parti praticamente. Ah, sì, è vero, aspetta, devo andare qua che c'è... Così respiriamo. La sacca d'aria, ecco. Chissà quanti tagli devo fare qua, perché 500.000 volte. Mi sto nervosendo, raga. Ok, qua ci sono i piranha stronzi, ora mi devo subito nascondere. Dai, dai, dai. Dai, veloce, prima... Un momento... Madonna mia, mi beccano. Ok, devo subito correre perché questi qua fanno giro giro tondo. Visto che ormai ci sto provando 500.000 volte ad andare qua in fondo. Ecco, finalmente sono arrivata in una parte ancora dove non ho esplorato. Perché ho esplorato da tutte le altre parti, ma non mi portavano a niente. Boh, vediamo qua. Basta che non ci sono i piranha che sono arrivata fino a qui. Ok, mi nascondo qua intanto. Vediamo se c'è qualcosa. Boh, non mi pare di vedere niente. No, non iniziamo. Oddio. Dimmi che c'è una sacca d'aria qua, se non sono una cacca. Oddio, questa mi muore affogata. Dai, 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 dai. Che lì c'è? Dai, 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 dai. Forza Lara, forza, 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 forza. Dai, resisti. Ok, perfetto. Ok, adesso andiamo. Ah, andiamo qua dove ci sono queste scale, boh. Andiamo un po'. C'è, ho guardato da tutte le parti, veramente. Questa strada ancora non l'ho fatta. Perché andavo da tutt'altra parte, però... Non mi serviva a niente perché c'erano i muri e dovevo ritornare indietro. Quindi questa penso sia la parte giusta, almeno spero. Basta che non arrivo su e poi non c'è niente. Ok. Ok, penso proprio sia la parte giusta perché vedo erbe. Mi sembra di vedere. Ecco, infatti. Ok. Aspetta. Ah, ma sono ancora sott'acqua. Io pensavo che era uscita. Ok, aspetta, non vedo più un cacchio. Ok. Dai, esci però. Oh. E nuota. Ah, alleluia. Cioè, che cacchio. Cioè, pensate, magari mi moriva lì. Che avevo finalmente riuscito. Cioè, che ero riuscita finalmente a trovare sta cacchio di via. Ecco, adesso qua dove cacchio vado. Boh. Vabbè. Ispeziono un po' in giro, poi vediamo. Anni. Cioè voi non sapete quanto ci ho messo per trovare la via d'uscita. Ok, penso proprio devo andare di qua. Ormai ho guardato da tutte le parti. Siamo a posto, ok. Vai. Ehi, hey, chi? Sta attento. Scusa, nessun altro superstite? Non ne ho idea. Che spavento, io pensavo mi avevano visto. Di fatto ho detto, ma che cacchio, manco il tempo di respirare un po'. Ma dove cacchio sono? Cioè, ma il bello è che le voci sono così vicine e cioè, sembra che siano lì vicino a te, cacchio. Boh, proviamo ad andare di qua. Cioè, ti fanno cagare sotto. Cioè, pensavo di averceli addosso io. Non ci sta nient'altro.
ispezioniamo. Vediamo se trovo qualcosa di interessante oppure no. Ecco, qua c'è qualcosa. Aspetta, torna indietro. Ok. Ok, qua. Niente. Vediamo. Campo base. Campo base, rispondi. Ah, ecco lì, soldi. Niente? Zitto. Io torno indietro, ciao, grazie, arrivederci. Allora, Tiglio dell'Aquila, quando sei sul ramo, tieni premuto F per scroccare una feccia con corda contro un nemico in modo da sollevarlo e impiccarlo. Su ogni ramo può rimanere sospeso un solo corpo, capito? Niente, adesso devo vedere come devo fare. Che ansia! Viene l'ansia. Ok, dai, proviamoci. Ok. E adesso che devo fare? Ah, premi F, ok, vai, vai, vai. Ma mi ha visto quello, no? No. Cioè, è sordo praticamente. Ma perché potevo andare dietro, secondo me, a ucciderlo, però boh, proviamo così, se riesco, dai. Oh. Ecco, ciao, grazie, arrivederci, addirittura colpo alla testa. Cos'è che li spaventa tanto? Boh, non lo so. Vabbè. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!